stato rotondo. Nella partita cosa ci dice? Ma sì, forse loro sapevano, avevano poche possibilità di passare il turno, per cui non hanno giocato magari con la massima intensità, visto che io li ho visti giocare l'altra volta e sono stati diversi, l'atteggiamento è stato diverso. Quindi sì, diciamo è stata una partita un po' a senso unico, ma noi dovevamo cercare di fare almeno un punto per passare, quindi avevamo forse più motivazione di loro. Ecco. Secondo me però molta differenza l'ha fatta i vostri fuori quota e l'altro giocatore che naturalmente non è sempre prima squadra. Loro ho visto hanno una formazione con quelli tutti 99, senz'altro questo è più lì. Chiaro, noi penso che si riferisca a Cina, numero 8, che sì, insomma, stasera ha fatto girare benissimo la squadra, ha fatto un gol bellissimo. E lui, chiaro, gioca in promozione, quindi c'è un passo anche diverso rispetto agli altri. Gli addetti, vedendo la vostra squadra, dicono che siete tra le due o tre massimo pretendenti alla ripresa finale. Ma noi ci speriamo, anche perché siamo arrivati secondi nel girone del campionato, nella fase finale, comunque un po' brucia, speravamo di arrivare in fondo. Quindi abbiamo questo torneo, speriamo di arrivare in fondo, però ci sono altre squadre che sono attrezzate almeno come noi, quindi tanto siamo ai quarti e poi vediamo cosa succederà. Bene, tanti auguri. Grazie, la ringrazio. Allora, Bocchi del Boris, mister del Soragna. Analizziamo un attimo questo risultato, una squadra, è una delle pretendenti a vincere il torneo. Cosa ne dice della partita? No, secondo me per noi è stata una brutta partita, loro hanno meritato di vincere e peccato perché rispetto alle prime partite noi comunque mancavano 3-4 giocatori, si è visto un po' qualche problemino, però meritatamente ben perso. Ho visto che la differenza secondo me, al di là del risultato rotondo, l'ha fatto la differenza di età tra le due squadre, perché voi ho visto che avete una squadra molto giovane, quasi tutti 99, mentre loro addirittura erano per fare poco, quindi secondo me anche questo è influito. Ma sì, al di là di quello comunque in campionato comunque è stata una partita equilibrata, tutte le partite, al di là di giovani e non giovani, comunque però secondo me credo che una squadra, come dice lei, sì, molto forte. Noi volevamo provare a comunque a vincere, ci siamo preparati però comunque non siamo riusciti. Lo svolgimento del torneo come l'ha trovato? L'organizzazione molto bene, molto giusta e anche il torneo, perché tutte le squadre sono forti, anche le altre due squadre che abbiamo incontrato erano molto forti. Sì, tanti auguri e poi